armi ce le facevamo un po' da noi. E avevamo imparato a trasformare le bombe del mortaio d'assalto Brixia in bombe a mano. Erano bombe che si tiravano, però bisogna tirarle in modo di essere defilato per non essere a nostra volta colpiti. E avevamo sostituito al precursore una miccia lunga 4 cm, che durasse cioè 4 secondi, su cui era stata versata una capsula di un composto di una miscela di fosforo simile a quella che si usa per gli zolfanelli, no? In modo che o strofinando o con la sigaretta si accendeva e si tirava. I tedeschi furono colpiti anche da questi, non solo, ma la parte di dietro dei tedeschi che arretrò verso la via del traforo si scontrò con la nostra formazione di copertura e ci furono scambi di revolverate anche tra questi, loro usavano in mitra, anche tra questi e questa nostra battuta di copertura. A Chiara Sella eravamo 18 circa, tra coloro che dovevano fare l'azione, ed eravamo in 5, coloro che dovevano servirci da copertura e coloro che ci facevano la staffetta e ci avvertivano quando arrivavano o passavano i tedeschi. E tra l'altro un'altra dei falsi che intervengono quando si discute di questa vicenda è che quei poveri militari in divisa da nazista che passavano tutti i giorni per Chiara Sella fossero dei poveri anziani territoriali a Troatesì. Balla, non è vero. E che peraltro fossero più disarmati, non è vero. Intanto questi marciavano tutti i giorni, preceduti e seguiti da due motocarrozzette armate di mitragliatrici pesanti. Ognuno di loro era armato di mitra ed aveva sulla cintola quelle bombe a mano tedesche che avevano un manichetto di legno sotto. Non solo, ma loro erano in fase di addestramento, per la lotta contro la guerriglia. Cioè, secondo loro, che si consideravano addetti all'ordine pubblico, l'ordine pubblico era quello di razziare gli uomini, di fare rastrellamenti contro i partigiani. Perché costoro erano della polizia, un reggimento della Gestapo, che era in stretto contatto, che dipendeva dalle SS, cioè erano la polizia delle SS. Poi si dice, erano dei poveri altoatesini di nazionalità italiana. Non c'è dubbio che erano altoatesini. Ma non erano di nazionalità italiana, perché nel 38 tra Mussolini e Hitler fu fatto un accordo per cui gli altoatesini, che sono, come voi sapete, una popolazione di lingua tedesca, che volevano recuperare la nazionalità germanica, potevano farlo, e questi erano tutti che avevano optato per la nazionalità germanica. Non solo, ma questo reparto fu voluto, organizzato e tenuto a battesimo da Himmler, il quale era il capo delle SS germaniche. E ora direi che i tedeschi più feroci che ci sia
c'erano stati nella storia, ed era il capo delle SS. Non solo, ma i cittadini altoatesini di nazionalità tedesca potevano scegliere, potevano andare nella Wehrmacht, cioè nell'esercito regolare, e lì andavano al fronte, oppure potevano entrare nella polizia e quindi rimanevano nelle retrovie, in una condizione sicuramente meno pericolosa di andare per esempio a Stalingrado. E oltre a questo fatto avevano una vita religiosa, ma non basta. Di reparti di questo tipo ne sono stati fatti due in alto Adige, uno il Bozen di Bolzano e Giussoni e un altro il Blixen di Bressanone. Quando furono invitati al giuramento, quelli del Bozen giurarono a Hitler, quelli del Blixen invece si rifiutarono di giurare a Hitler, per cui il battaglione Blixen fu sciolto e i componenti di quel battaglione furono mandati nella Wehrmacht e quindi al fronte. Non solo, ma esistevano tre compagnie di questo battaglione Bozen. La prima compagnia ha operato in Istria e ha partecipato ai rastrellamenti e agli incendi di Istria. La seconda compagnia ha operato invece nel Veronese. Della seconda compagnia sappiamo di più e sappiamo che ha svolto oltre 80 operazioni antipartigiane nel Veronese e tra l'altro ha fatto le stragi di Falcade e della Valle del Dioris. La terza compagnia è quella che abbiamo distrutto noi a Roma. Che facevo tutti i giorni avanti? Ecco, loro andavano fuori, loro erano accasermati al Viminale, dove adesso c'è il Ministero degli Interni, e andavano tutti i giorni fuori Porta Flaminia a fare le esercitazioni per attrezzarsi a fare la lotta antiguerriglia. Quel giorno ebbero la sfortuna che fosse l'ultimo giorno delle esercitazioni. Se l'ultimo giorno fosse stato il giorno prima, e non ci sarebbe stata l'azione di Via Rasella. E invece fu l'ultimo giorno proprio il 23 marzo. Però, essendo il 23 marzo l'anniversario della nascita del fascismo, a Via Rasella è il 23 marzo, prima. 23. E il giorno appresso hanno fatto. Il giorno appresso hanno fatto. Prima che scadessero le 24 ore. Cioè che hanno preso la regina Scelli. Sì. Allora, il 23 marzo si aspettavano che fosse fatta qualche cosa, per cui il comando, contrariamente ai giorni precedenti, fece ritardare un po' e arrivarono proprio al limite del coprifuoco. Infatti noi stavamo sul posto già alle 2 del pomeriggio e invece arrivarono alle 4:10, alle 3:50. E ebbero l'ordine di marciare come marciavano, con il mitra sul ventre perché veniva appeso al con un collare con una cinghia al collo e con la mano pronta a sparare e con il colpo in capo. Che poteva esserci qualche cosa? No, perché di questa formazione tedesca, nazista, della polizia nazista, la Gestapo, la polizia più feroce del mondo, tanto più feroce in quanto era al servizio delle SS, e cioè le truppe in assoluto più feroci del mondo, si è detto ma erano dei poveri italiani, sì, o quasi italiani, dei poveri vecchi.
al servizio di ordine pubblico. Certo, erano detto lo stesso servizio di ordine pubblico che poi quelli che non sono morti a Via Rasella hanno svolto in nel Bellunese, in Istria e anche prima di Via Rasella, a sud di Roma, nelle zone tra il fronte di Arzio e il fronte di Cassino e Roma, nei confronti delle popolazioni dei paesi intorno a Cassino e ad Arzio, per rastrellare uomini e portarli a lavorare alle fortificazioni tedesche. Quindi era un reparto che avevamo sotto tutti gli aspetti il diritto di attaccare, ma posto anche che fossero dei barani, poveri vecchi territoriali, come si dice, beh, noi ci trovavamo di fronte a soldati nemici, in divisa da soldati nemici. Né potevamo andare a chiedere la carta d'identità per sapere chi fossero prima di attaccare. Che dai racconti che sono stati fatti? Pare che, proprio per dimostrare come non fossero disarmati, in seguito alle esplosioni provocate dall'ordigno nascosto nel carrettino delle immondizie e dai quattro colpi di mortaio che erano stati lanciati dagli altri partigiani, in seguito a queste